La Fantarelli One. Ciao. 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 Ciao, tutto bene? Ciao, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, te? Sì, dai. Sì, dai. Periodo un po' particolare. Periodo un po' particolare, ma tutto a posto. Tutto a posto. Mi sento in cuffia. Mi sento in cuffia. È normale? Aspetta, è normale? Allora. Non è normale. Allora proviamo a chiudere e a avviare la live allora. No, vabbè, ora non, no, vabbè, ora non mi sento più. Ora non mi sento più. Sei risolto? Oh, sì. Oh, sì. Ci vabbè, siamo. L'importante è essere risolto. Speriamo che non accabi di più. Dai. Dai. Vai. Comunque ci fossero problemi di audio, se ce lo segnalano magari. Sì, l'altro giorno ho fatto l'intervista, sì, con Rally Italia Talent, e non andava il mio volume. Non andava il mio volume, probabilmente io ho una wifi debole. Vabbè, purtroppo. In questo momento tutte sono deboli. Sì. Siamo tutti in videochiamata. Siamo tutti in videochiamata. Aspettiamo due minuti e poi si inizia, per me è troppo di gente. Sì. Sì. Io vi ho fatto pubblicità. Io vi ho fatto pubblicità. Quindi sicuramente ci sarà anche qualche mio parente. Mio parente seguirà. Farà le domande. Ci dicono sì. Che si sente ancora l'eco. Un pochino sì. Un pochino sì. Possiamo provare a avviare la live, l'unica forse. Prova. Prova. Vai. Chiudo la live, poi ti invito. Sì. Sì. Aspetta, io sento Davide bene, Lorenzo c'è l'eco. È già successo. Boh, va a chiudere poi l'avvio, semmai, vai. 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 Penso di sì. Vai, dovremmo esserci ora. Ma ci dovremmo essere ora. Eccoci qua. Speriamo. Com'è? Meglio l'audio? Perfetto. Vai, perfetto, abbiamo trovato il trucco. Vai. Si aspetta un attimo, rientro tutte le persone e si comincia. Sì. Intanto puoi farmi una domanda così mi preparo la risposta. La domanda è come sta in questo periodo, come va? Vai, questo periodo, se hai una domanda di riserva la preferisco. È un periodo un po' particolare, sicuramente però c'è anche la voglia di tornare alla vita di tutti i giorni. L'adrenalina delle gare, manca tutto, insomma, ecco. Penso sia normale per tutti. Siamo pronti, si può iniziare con le domande? Sì. Vai, come ti sei appassionato al mondo del rally? Il mondo del rally mi sono appassionato perché nel 1979 mio babbo mi ha portato a vedere la mia prima gara al Rally di Sanremo, che passava vicino a casa mia, e la prima macchina che è passata era Roll e mi ha impallinato tutto di sassate e fango, e da lì in poi è nato l'amore per questo sport. Diciamo che comunque poi il Rally di Sanremo passava nelle mie zone anche qua in età
in età un po' adolescenziale, ho continuato ad andare anche da solo, li andavo a vedere provare, ero diventato un po' un fans di tutti i piloti, mettevo la testa dentro i muletti, respiravo l'odore delle macchine da corsa, quindi era inevitabile, ecco, che non mi Immagino quella appassionasse. volta il casino per pulirsi. Quello sì. Vai. La seconda domanda che ci fanno è: qual è stata la prima gara sulla quale hai gareggiato, con chi e quale rally? La prima gara è stato il Rally della Fettunta nel 1992 con una Peugeot 205 Rally e ho corso con un amico di famiglia di Siena, un signore che faceva una o due gare all'anno, Giampaolo Forzoni si chiama, e niente, mi ha portato al debutto perché probabilmente l'avrò stressato talmente tanto che a un certo punto ha detto: vabbè, dai, sali su questa macchina perché se no non ne posso più. Fettunta Poi ci 92. dicono. Sì, dimmi, dimmi. Allora, continua pure. No, dimmi, dimmi. Vai, ci dicono i nostri amici di Seven Speed Racing. Ciao Lorenzo, qual è il rally che ricordi con affetto? Con affetto tanti. Vabbè, la prima gara sicuramente, perché l'ho aspettata tantissimi anni, era tanto che volevo salire sulla macchina da corsa e quindi la prima gara è stata la realizzazione del primo sogno, ecco, diciamo. Poi ce ne sono tante, ricordo un rally dell'Elba del 2000 con Umberto Consigli, è stata una gara vincente, abbiamo vinto la categoria gruppo N, due ruote motrici, poi ricordo un Marca Trevigiano con Davide Gatti, siamo arrivati terzi assoluti con la Clio Super 1600, ricordo la prima gara che ho fatto con Travaglia, per esempio, che è stato il 2004, il Rally Tuttaterra Toscana, che si svolgeva dalle parti di Volterra. E quella è stata la prima gara con Travaglia, lui era il mio idolo in quel momento e tra l'altro mi è arrivata la chiamata di correre con lui 15 giorni prima della gara, inaspettata, mi ha colto quasi, ecco. Però è stata sicuramente un'emozione. Io ti sei bloccato. Sicuramente eccezionale. Abbiamo vinto, era la prima gara che facevamo insieme, abbiamo vinto al debutto e è stato bellissimo. Poi anche le gare che mi hanno permesso di vincere il campionato italiano, anche quelle ricordo con affetto, ma tante gare ricordo con affetto. Non c'è una gara sola. Quindi per te è difficile anche individuare il rally più bello partecipato. Il rally più bello a cui ho partecipato, di solito mi piacciono quelli che vinco, però i rally bellissimi sono tanti. Direi Madeira, c'ho un affetto particolare verso il rally di Madeira, per tanti motivi, proprio tanti motivi. E poi ovviamente anche le gare che ho fatto nel mondiale, soprattutto quelle lontanissime, tipo Australia, Nuova Zelanda, Messico, Argentina, mi hanno lasciato qualcosa di particolare anche perché, essendo lontanissime, c'è appunto sto mito delle gare, di queste gare qua dell'Argentina. Ho fatto una prova da 66 km sulla terra. Sono gare veramente belle, ecco. Una in particolare non ti saprei dire, però diciamo che Madeira mi viene subito in mente quando si parla di rally belli, ecco. Invece un rally a cui vorresti partecipare? Ma se me lo chiedi in questo momento, al prossimo che
che si fa anche alla gara della parrocchia. Sono in astinenza. Allora, dei rally che non ho fatto, probabilmente mi potrebbe piacere l'Arctic e in Lapponia. E poi anche il Safari, sarebbe una gara forse non in chiave moderna, ma il safari del passato è sicuramente una gara che avrei voluto fare. Allora, hai mai gareggiato sul sedile sinistro? Se no, ti piacerebbe farlo? Sì, ho gareggiato sul sedile sinistro. Ho fatto 8 gare. Ho fatto 4 volte il rally della Fettunta, 2 volte il rally di Firenze e Prato, una volta il Maremma e una volta Sperlonga. Con macchine piccole, con una cadenza di una gara all'anno più o meno, quindi sono state gare più per divertimento, così per togliere la mia soddisfazione di provare anche il volante e anche un po' per studiare il ruolo del navigatore visto dal lato del pilota, ecco. Quindi le ho prese anche un po' come formazione più che divertimento puro e basta, ecco. Però principalmente per divertimento. Non sono andati. No, bene, bene. A parte l'ultima gara che ho fatto, che è stato il Fettunta, e da lì ho smesso, poi perché ho fatto più danni della grandine, nel senso che ho spaccato un motore. Ho messo la prima invece della terza e fatto esplodere il motore, e quindi a parte quella gara lì che ho fatto sto danno, il resto sono andate bene, sono divertito, non ho fatto danni, sono arrivato sempre discretamente, ho vinto a Sperlonga, ho vinto la mia categoria e no, diciamo che me la sono cavata bene, dai. Stando a destra, okay, si impara anche a guidare, eh. Si vede tutte le tecniche, tutti i segreti dei piloti, e questo insegna anche a guidare. Ok, i nostri amici del Lido ci dicono: perché hai scelto di fare il navigatore? Un pilota mancato, forse? Diciamo sì, più o meno. All'inizio non avevo una preferenza di ruolo, mi bastava poter salire sulla macchina da corsa, ecco. Però essendo giovane, andando ancora a scuola, da studente non avevo il budget per poter fare il pilota, e pur di salire sulla macchina da corsa ho fatto il navigatore. Poi ho scoperto un ruolo molto appassionante, un ruolo delicato, un ruolo dove serve tanto, tanto mestiere, dove dietro c'è tanto di più di quello che apparentemente si può vedere da fuori. E quindi è un ruolo che, se fatto bene, se ci si dedica la passione e l'attenzione che merita, da tante soddisfazioni, ecco, quello sì. Franklin Rodriguez ci scrive in diretta: un abbraccio da Madeira, speriamo di rivederci presto. Va, un grandissimo amico, ciao, speriamo di venire a Madeira quest'anno, perché è la gara, come ho detto prima, che ho quasi, quasi più nel cuore di tutte le altre, quindi spero di andare a Madeira, sì. Il nostro amico Thomas Ambrose ci dice: preferisci terra, asfalto o neve? Beh, anche questa, se me la fai in questo momento, ti dico anche il cemento o il porfido. Vorrei correre in qualsiasi modo. Forse la terra, dai. Forse la terra. Però l'asfalto è bello
per la velocità, per la tecnica delle traiettorie, per sfruttare ogni centimetro della strada, per la velocità. La neve è bella perché la Svezia, per esempio, è una gara che mi piace tantissimo, che ho fatto anche nel 2019 con Tamara Molinaro, e anche la neve sicuramente è molto emozionante, ecco. Ti dico la terra, boh, non lo so, sì, dai, io abito nella zona delle prove su terra che hanno fatto la storia dei rally, quindi forse un po' per quello, dai, ti dico la terra. Il nostro amico ci scrive, Lorenzo Inucci, ha navigato tanti campioni, ma chi è il bravo pilota con cui hai corso che non ha mai sfondato? Bella domanda. Che non ha mai sfondato, quindi diciamo che, allora, piloti con cui ho corso, tutti bravissimi, ottimi, ottimi piloti, e mi sono sempre trovato bene con tutti, e sicuramente ognuno di loro mi ha trasmesso un pizzico di esperienza, un qualcosa. E i piloti che non hanno sfondato, mi potrebbe venire in mente, tra i piloti fortissimi, secondo me Umberto Consigli è il pilota che ha avuto meno di quello che poteva avere, ecco. Ho corso con lui dal 98 al 2004 e abbiamo fatto tante gare belle, andava fortissimo e non ha avuto la fortuna che meritava, ecco, se si parla di quelli che non hanno sfondato. Allora, Matteo Valinodori ci chiede: com'è strutturata la prova dei navigatori al Rally Italia Talent? Com'era strutturata prima della pandemia? Era strutturata con un breve corso di circa 45 minuti, dove trasferivamo un po' di nozioni base e poi dopo andavamo in pista e noi navigatori facevamo da piloti dettando le note e poi facevamo dei giri dove l'esaminato, diciamo, il navigatore doveva dimostrare le sue capacità, quindi nel primo passaggio scriveva le note, poi facevamo un passaggio di controllo e correzione e poi si faceva uno o due giri un po' più veloci dove lui doveva dare il ritmo e la lettura simulando una gara vera, e questo era l'esame fatto nelle selezioni. Poi le semifinali e le finali si svolgevano in modo diverso. Ora, dopo il virus, ci stiamo studiando, perché non è semplice, ecco, non potendoci più essere il contatto, stare in due in macchina, non lo so. Sicuramente il Rally Italia Talent sarà una delle prime cose che ripartirà a livello del motorsport, però in questo momento non sono in grado di dare tutti i dettagli che poi saranno attuati, ecco. Penso che questo qui dello stare in due macchine sia anche un problema a livello di, appunto, rally in generale, quindi per la ripartenza magari anche del CIR. Sì, questo sicuramente la federazione farà tutti gli sforzi possibili per ripartire prima possibile. È tutto allo studio ancora, so che stanno lavorando molto, io mi fido di tutto quello che fanno e quindi sono sicuro che presto avremo delle notizie. Per il momento non abbiamo notizie. Allora, che ricordi hai con le stagioni con Renato? Renato è un grande. Renato, oltre ad essere un grandissimo pilota, è una persona
squisita, mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere. Poi ti ripeto, l'ho detto prima, per me, quando io ho fatto la prima gara con lui, per me era un idolo in quel momento, lo è ancora, non è che non lo è più, però lo vedevo come inarrivabile, ecco. Quindi quando mi chiamò per correre con lui fu uno shock. Però le stagioni con lui sono state veramente, veramente belle. Abbiamo corso con la Mitsubishi ufficiale, con la Peugeot, con l'Abarth. Abbiamo vinto nel 2010, mi sembra, o 9, non mi ricordo. Abbiamo vinto l'Alpi Orientali da privati contro tutti gli ufficiali. E fu una gara combattutissima, ci fu la pioggia, tutto, ma quella è una gara eccezionale. Renato è veramente un talento, ecco. Lui è uno, poi una persona genuina, una persona seria, molto rispettosa delle regole, cioè, si sta molto bene insieme, ecco. Com'è stata l'avventura nel mondiale con Bertelli? L'avventura nel mondiale con Bertelli è stato anche diciamo anche quello una realizzazione di un sogno, arrivare a correre nel mondiale, poi con la WRC nel 2015 è stato veramente bello, ho dei ricordi fantastici e soprattutto se ripenso a quelle gare lì, soprattutto alla Finlandia, al Galles, dove siamo arrivati decimi assoluti, abbiamo preso anche un punto al Galles, un punto non in Finlandia, sono gare fantastiche, sì. Sono chiaramente molto diverse dal CIR, molto più impegnative, forse ho un rammarico io di quel periodo, che mi è capitata quell'occasione, cioè se mi fosse capitata 10 anni prima l'avrei sfruttata in modo diverso. Mi è capitata in età non più tanto da mondiale e quindi mi sono divertito, sono sicuro che abbiamo fatto anche bene, però insomma, ecco, se devo avere un piccolo rammarico è quello lì. Come hai conosciuto Basso? Basso l'ho conosciuto perché eravamo avversari, era un avversario ostico, non era difficile batterlo e quindi ci si scontrava nelle gare, però nei rally, a differenza per esempio anche della pista, comunque siamo, anche se avversari, siamo sempre abbastanza in ottimi rapporti fra tutti e quindi anche con lui, lui, Mitia, io, Renato, ci frequentavamo, abbiamo fatto rally di Madeira per esempio, eravamo nello stesso albergo, cioè c'era un rapporto oltre che di rivalità anche di amicizia, di stima, e quindi ci siamo conosciuti da avversari, ecco. Quindi avversari in gara e amici al di fuori. Sì, in quel momento non è che c'era un'amicizia proprio, però sì, c'era rispetto, c'era, comunque si andava a mangiare insieme, c'era ricognizioni, ci si trovava a pranzo, sì, c'era anche un rapporto di amicizia, ecco, diciamo, è stato un periodo che però, insomma, l'ho conosciuto da avversario, ecco. Ok, quindi in questo momento com'è il tuo rapporto con lui? In questo momento sì, cioè si corre insieme dal 2013, sono quasi 7 anni, anche se i primi 2 anni abbiamo fatto pochissime gare, nel 2013 una, nel 2014 tre, e poi dal 2015 in poi abbiamo fatto tutti i campionati insieme. No, il rapporto è molto buono, lui è un gran professionista, è bello correre in macchina con lui perché da navigatore mi posso concentrare a fare il navigatore, il mio lavoro, perché so che lui fa benissimo il suo. È molto esigente,
molto attento a qualsiasi ai dettagli, ecco, soprattutto. E poi è bello anche starci insieme fuori dall'abitacolo. Purtroppo abitiamo molto distanti, quindi non ci frequentiamo tantissimo fuori dalle gare. Questo è un peccato, perché comunque ci divertiamo anche quando abbiamo del tempo libero. Quindi anche un buon rapporto di fiducia quando... Sì, beh, il rapporto di fiducia è essenziale, perché per fare campionati a alto livello e vincere le gare alla base tra pilota e navigatore ci vuole un rapporto di fiducia sicuramente, se no è difficile, ecco. Quando si va forte, sì, ci vuole tante cose, ma la fiducia è una delle cose imprescindibili. Okay. Parlando di campionati, cosa si prova a gareggiare a vincere il CIR? Aspetta un attimo, saluto Davide Rizzo che mi sta salutando, vedo il messaggio, che è stato un mio allievo. Scusami, mi dicevi la domanda, non me la ricordo. Parlando di campionato, com'è stato gareggiare e vincere il CIR? Vincere il CIR, che domanda, bellissima. Bello, sicuramente un'emozione. È stato il realizzamento, ho realizzato uno dei sogni che avevo nel cassetto. E quindi è stata una forte emozione. È successo nel 2016 la prima volta, poi è successo nel 2019, quindi sono molto 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 soddisfatto, ecco. I nostri amici di Memorial ci dicono, potresti raccontarci la vittoria del CIR quest'anno? Era andata via la connessione, non ho sentito, scusami. Ok. I nostri amici di Memorial ci dicono, potessi raccontarci della vittoria del CIR 2019? La vittoria del CIR 2019 in pochissime parole si riassume tutta nell'ultima gara, in tutta terra toscana, perché abbiamo fatto un campionato dove siamo stati in testa tutto l'anno, ma per il regolamento, per il gioco degli scarti e per i punteggi siamo arrivati all'ultima gara dove... In quattro ci giocavamo il titolo. Per essere ancora più concisi, ce lo siamo giocati sull'ultima prova speciale dell'ultima gara. Quindi riassumendo il CIR in poche parole, te lo riassumo sull'ultima prova speciale dell'ultima gara, che è stata emozionantissima. Ho il ricordo della partenza dove nei 3 minuti prima di partire in macchina io e Gian Domenico non ci siamo detti una parola, cioè ognuno di noi due è rimasto nel silenzio a concentrarsi, e consapevoli l'uno dell'altro che eravamo super concentrati e che avremmo dato il massimo, non c'era bisogno di dirsi niente. E infatti dalle prime curve ho visto un Giando scatenatissimo e ho capito subito che sarebbe stato veramente difficile batterlo. Quando parte a quel modo è incontenibile. E che poi ha cominciato a venire giù il diluvio universale. Noi eravamo in assistenza e non arrivavano neanche i tempi degli altri piloti. Quindi... Sì, ha iniziato a piovere. C'era Piero Longhi che faceva la prepista e... ha finito la prova e stava piovendo, però noi eravamo già usciti dal parco assistenza e allora non ci ha chiamato per dirci che stava piovendo, perché aveva paura di deconcentrarci, non sapeva se dircelo, se non dircelo. Sì, abbiamo preso un bell'acquazzone, però non avevamo le gomme giuste per l'acqua, ma neanche i nostri avversari. Cioè, a quel punto eravamo già tutti partiti dal parco assistenza. Sì. E eravamo tutti sullo stesso piano, insomma. Ok, allora ci chiedono, è bello navigare al fianco di Gian Domenico? Beh sì, ho risposto prima in pratica, sì. Prima. È bellissimo. C'è Jimmy Ghione, guarda, ciao Jimmy, un grande amico, lui è fantastico. Ha fatto una gara con Gian Domenico e... gli ho fatto un po' da assistente, diciamo, e si sono divertiti un sacco.
No, sì, correre con Gian Domenico è fantastico perché è un professionista, è molto attento ai dettagli, non sottovaluta niente e anche da navigatore è bello perché sai che devi dare il massimo, cioè non ti puoi accontentare di fare il compitino da navigatore perché lui da canto suo ci mette il 110%, pretende il 110% e bisogna essere sempre tutti e due sul pezzo cattivi e determinati. Tanto nei commenti ci sta salutando Rosario Siracusano, Ciao poi Rosario. Davide Rizzo, Lorenzo, ti conosco da 12 anni. Indubbio i tuoi dati ed evidenti le vittorie sportive, ma qual è l'irisibile giovinezza? Sei sempre uguale. Ciao, grande. 12 anni vuol dire che si sta invecchiando, Davide. Forse è il filtro del telefono che mi rende così, ma si invecchia, va tranquillo. Tanto ogni tanto cade per Sì, terra, ogni tanto sì. qualcosa. Allora, Retic 75, un pregio di un difetto professionalmente di Lore e di Giandro. Ti ho sentito malissimo di Metallica, non ho sentito la domanda. Retic 75 ci chiede un pregio di un difetto professionalmente di Lore e di Giandro. Un pregio e un difetto di Giando. Allora, i pregi li ho detti tutti, i difetti non, boh, non li so. Diciamo che ogni tanto, se devo trovare un difetto, è che ogni tanto è concentrato talmente tanto sulle sue cose che se gli dico una cosa non mi sente, gliela devo dire 3 volte, ma non in prova speciale, magari quando parlando di altre cose. Però è chiaramente concentrato magari a pensare a delle cose sue, inerenti la gara, appunto. E quindi capisco i momenti, insomma, ecco, no. So quando devo ridirgli una cosa che non l'ha sentita. Intanto ci saluta Diana. Ciao Ciao Diana, anche lei ha fatto il corso navigatori a Pisa, la squadra Corse Pisa, e ci siamo conosciuti lì. Poi mi ha fatto anche un quadro, è bravissima. la domanda ci è stata, che è molto interessante, stare qual è il rally migliore nel CIR? Le gare del CIR mi piacciono tutte, non vorrei fare torti a nessuno. Diciamo, per campanilismo toscano, visto che noi in Toscana siamo abbastanza campanilisti, il Ciocco è tutta terra toscana, il Tuscan, non è tutta terra toscana, il Tuscan, che sono la prima e l'ultima gara del CIR, ho un rapporto particolare, però ho un rapporto particolarissimo anche con la Targa Florio e con Sanremo. Però insomma, diciamo che alla fine poi mi piacciono tutte le gare del CIR. Chi è il rivale che temi di più nel CIR? Vabbè, allora il CIR sicuramente nel CIR corrono piloti molto forti, li temo tutti. Quest'anno probabilmente Andrea Prugnola con la squadra ufficiale Citroën ha già dimostrato di andare forte l'anno scorso, quest'anno se ripartiremo, perché io parlo di quest'anno, ma non sappiamo Speriamo, se speriamo. quest'anno correremo o no. E sicuramente ecco, sarà un avversario tosto. Allora, la cosa più bella e la cosa più brutta di fare il navigatore, da parte di Matteo Volino 12. Ciao Matteo, grazie. Allora, la cosa più bella è che è un ruolo complesso, cioè un ruolo veramente complesso e non si finisce mai di imparare, o comunque bisogna essere sempre molto concentrati perché i trabocchetti sono sempre alla portata di mano. Comunque è un ruolo che mi piace tantissimo e che mi dà emozioni. Quando io leggo le note mi sembra di guidare, cioè ho lo stesso feeling che girare il volante, ecco, come
con il quaderno in mano. È una sensazione strana, però tra l'altro si descrive anche male, ecco, sinceramente. Ma il navigatore è un ruolo talmente complesso, fatto di mille cose, che poi quando sei nel momento della prova speciale non ti senti inferiore al pilota, ma ti senti di essere lì, che stai guidando anche te, e quando hai delle incertezze che le percepisci anche che magari in quel momento hai danneggiato il pilota, e le incertezze capitano a tutti, chi non ha incertezze, chi non ha fatto errori nella sua vita non è umano, agli umani capita sicuramente, e quindi ecco, bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, perché il navigatore influisce tanto nel risultato del pilota. Allora, Davide Rizzo ci chiede: dopo l'italiano pensi di tornare a fare qualcosa nel mondiale? Ti piacerebbe? Hai qualcosa in programma? Ma ho detto prima che sono arrivato nel mondiale, mi è capitata quell'occasione probabilmente 10 anni di ritardo, quindi ora dopo il CIR pensare di ritornare al mondiale secondo me non è più il tempo giusto. Poi che c'entra? Fare 1, 2, 3 gare è un discorso, ma nel mondiale a tempo pieno non credo di tornarci. Vai te, Davide, sei giovane. Poi ti scrivono: hai mai provato a passare da copilota a pilota? L'abbiamo detto prima. Sì, l'ho già detto. Ho già corso, ho fatto 8 gare, magari non era collegato prima chi ha fatto la domanda. Ho fatto 8 gare da pilota. Poi. Da pilota, insomma, da autista. Reddit 75. A parte te, che è il navigatore che stimi di più professionalmente? Non te lo so. Cioè, allora, i piloti si possono giudicare perché i piloti li giudichi dal tempo, no? Guardi le classifiche, guardi il tempo in prova speciale, li guardi passare, come guidano. Però il navigatore dall'esterno della macchina si giudica male. Cioè bisognerebbe avere un pilota che ne prova 50 che dice qual è il migliore. Io sinceramente non me la sento di fare un nome, perché stimo tanti colleghi, però non saprei dire chi è uno dei migliori, ecco. Non ho un metro di paragone. Qual è l'auto che ti ha emozionato di più? L'auto che mi ha emozionato di più? Allora, parlando dei rally che ho visto in età adolescenziale, prima di iniziare le gare, chiaramente ero un tifoso della Lancia, andavo a vedere il mondiale e in quegli anni lì la Delta, prima la 037, poi l'S4, poi la Delta, erano le macchine che mi emozionavano. Parlando delle gare che ho fatto io, sicuramente la WRC, che è stata la macchina con cui ho fatto il mondiale, che mi ha dato tante soddisfazioni. Tutte le macchine mi hanno dato soddisfazioni, perché quelle con cui ho vinto il campionato italiano sicuramente mi hanno dato tantissime soddisfazioni, ecco. Però la macchina più grossa con cui ho corso a livello di potenza è la WRC. E come prima si parlava di rally in Toscana, qual è la prova più bella che si è sterrata e quella più bella asfaltata? Rimanendo in Toscana, allora, quella sterrata sicuramente direi la prova del Tuscan, quella di Torrenieri, Castiglion del Bosco, l'ultima del Tuscan 2019, che è quella poi dove ho vinto il campionato italiano, e quindi quella la definirei una delle prove più belle. Ci metto anche la Santissima Maria, che è una prova vicino a casa mia, che ha fatto anche quella, ha fatto la storia dei rally del passato.
tutt'oggi si fa nella gara del Val Tiberina, mi sembra. E su asfalto, beh, molto bella la prova del Ciocco Molazzana 2019, versione quella che abbiamo fatto di notte lunga, quella è molto bella. E poi c'è anche la prova del Casentino, quella lunga, molto bella, le prove dell'Elba, ce ne sono tante di prove belle anche su asfalto. Comunque Molazzana l'anno scorso mi è piaciuta molto, nella versione lunga, che poi l'abbiamo fatta come ultima prova di notte. Allora, Vescovi, Gasperetti, Amelio, Robatti, con chi faresti una gara su due ruote motrici? Sono tutti piloti forti, sono tutti piloti che con le due ruote motrici vanno forti, ma non solo, vanno forti con tutto. Correrei con tutti, se ci fosse la possibilità, non direi di no a nessuno, ecco. Sono tutti dei professionisti bravi, forse sempre per il solito campanilismo della Toscana, per prima sceglierei i due toscani, comunque senza pregiudizi anche gli altri. Fante Rally One ci corregge, Careggine non Molazzana. Careggine si chiamava, sì, ha ragione. Ma io non me ne ricordo i nomi delle prove, ragazzi. Non mi ricordo neanche in un rally che ho appena finito, mi ricordo i nomi delle prove. Sono un disastro. Infatti anche io tipo, ma l'anno scorso non c'era Molazzana, sicuramente parla di qualche anno prima. Ma no, era Careggine, che è quella che poi finisce al ristorante di Andreucci, in discesa, e si arriva al ristorante da sì, al campo. Dopo il campo. Esatto, quella. Si chiama Careggine, va bene. Grazie per la correzione. Chi è il miglior giovane italiano in prospettiva futura? Anche qui difficile da dirlo. Ce ne sono tanti di giovani bravi. In ottica futura, se si parla di un giovane da portare nel mondiale, diciamo che la squadra che ha fatto quest'anno ACTM Italia è ben fornita. Sono tutti giovani forti che possono far bene. Qualcuno è al primo anno nel mondiale, dovrà fare un po' di esperienza. Gli altri, Oldrati e Andolfi, hanno già corso nel mondiale, però insomma è un bel team, ecco. Ci inserirei forse la Tamara Molinaro, per dare un tocco anche di femminilità alla squadra. Anche lei è molto giovane, ha già esperienza di mondiale, ha già tanta esperienza pur essendo giovanissima, e avendoci corso io in Svezia l'anno scorso, ho visto che merita parecchio, ecco, quindi potrebbe essere seguita anche lei. Però comunque secondo me ACI ha fatto una bella squadra, speriamo che riescano a ripartire nel campionato e a farsi vedere. Allora, intanto ci saluta i nostri amici di Seven Speed Racing. Ciao, ciao. E allora, Calle Checco 04, cosa ne pensi di Tommaso Ciuffi? Ciuffi, appunto, è uno di questi del team di ACTM Italia, e dicevo ora, lui, a differenza di Oldrati e di Andolfi, lui e Pollara sono i due che sono al debutto nel mondiale, quindi dovranno, inizialmente faticheranno un pochino di più, però è uno dei quattro dell'ACTM Italia che merita di essere seguito, di stare all'interno della squadra. E poi a questo punto tocca a lui, insomma, far bene. Ora, domanda ci avevano fatte dei giovani navigatori e navigatrici che ha conosciuto, chi pensa abbia qualcosa in più? Ho risposto prima a questa domanda. Ho detto che non è facile giudicare un navigatore, perché a differenza di un pilota, che lo giudichi dal cronometro e dalle traiettorie che fa, lo vai a vedere in prova, dove frena e tutto il resto,
Il navigatore, sì, puoi sentire un camera car, però dietro al ruolo del navigatore non c'è solo quel pezzettino di camera car che senti, c'è un lavoro molto complesso e che va oltre, insomma, quindi non me la sento di giudicare e di fare dei nomi su navigatori o navigatrici che potrebbero meritare, ma non perché non ci sono, anzi, ce ne sono tantissimi e magari rischierei di lasciar fuori qualcuno e preferisco non far nomi, ecco. Tanto Alberto Battistelli, ciao a tutti. Ciao Alberto, lui è un grande, farà sicuramente carriera. E anche lui doveva far parte della CTM Italia per il mondiale, però è tutto fermo, quindi vediamo se riusciamo a ripartire con i campionati e se anche lui riuscirà a fare il primo anno di esperienza, perché anche lui ha il primo anno nel mondiale e dovrà fare esperienza, prenderla sotto il profilo di fare gare non guardando il cronometro, ma andando a scoprire cosa sono le gare del mondiale, perché sono molto diverse da tutto il resto delle gare che facciamo noi in Italia. Allora, ci saluta anche Elisa Cristofani, 1976. Ciao Elisa. E allora, com'è fare l'istruttore di guida? Cosa si prova a formare nuovi piloti e navigatori? È bello perché si trasferisce la propria passione, la propria esperienza, si cerca di dare ai giovani un qualcosa per non fargli fare gli stessi errori che magari abbiamo fatto noi o di fargli saltare dei piccoli gradini che dandogli dei suggerimenti, portandoli a fare delle cose che noi abbiamo imparato sulla nostra pelle e quindi portandoli a migliorarsi prima di quando ho potuto farlo io, insomma. Quindi io l'ho fatto un po' sulla mia pelle, non mi sono mai affidato tantissimo ad altri per fare dei corsi o ad avere grossi suggerimenti, non ne ho avuto neanche troppo la possibilità perché qui su Siena non c'era tanto, io ancora non correvo in ambito nazionale o internazionale, quindi i primi passi li ho mossi qui e quindi non ho avuto tanta scuola su questo. Però ecco, ora mi piace mettermi a disposizione dei giovani per potergli dare quello che non ho avuto io. Okay. Visto che finora abbiamo parlato dell'ACI, perché secondo te non ci sono più navigatori e piloti italiani nel mondiale rally e poi cosa ne pensi del ruolo dell'ACI? Ma allora, i piloti e i navigatori nel mondiale rally non ci sono. Quest'anno ci sono perché allora, non ci sono nelle squadre ufficiali, ok. Lì dipende da tante cose. Comunque ACI porta, da qualche anno porta nel mondiale dei giovani. Quest'anno ne sta portando 5 addirittura con Alberto Battistolli, poi Oldrati, Andolfi, poi c'è Ciuffi, che dicevamo prima, e Pollara. E quindi sono 5 rappresentanti che ACI porta nel mondiale e che dovranno mettersi in mostra, dovranno dare il massimo per poi arrivare un giorno ad avere un sedile ufficiale. Il problema secondo me è che noi in Italia i giovani passano troppo tempo a svernare, dico io, nelle gare di italiane e arrivano nel mondiale anche se giovani per i campionati italiani, quindi 23, 24, 25 anni, però per il mondiale sono già vecchi, perché i giovani dei paesi scandinavi, i giovani di altre federazioni arrivano in Italia a 18-19 anni e hanno molto più chance per mettersi in evidenza e per poi
seguire la strada del professionismo. Se noi arriviamo a 25 anni è un po' tardi, ecco, secondo me. E poi ci arriviamo avendo passato 3-4 anni in Italia e acquisendo dei metodi sbagliati, perché il mondiale poi ti guarda in faccia su questo, cioè se in Italia fai 3, 4, 5 passaggi sulle prove speciali, poi vai nel mondiale e fai prove velocissime da 120 in media con due passaggi, inizialmente ti trovi spaesato, ti trovi a confrontarti con piloti che invece sono abituati a fare quello e quindi non, il risultato iniziale non è soddisfacente. Quindi ci vuole un po' più tempo per raggiungere il livello degli altri, però gli anni passano e poi arriviamo a un'età che non è più appetibile per i team professionistici. Vediamo anche Rovanpera che quando è venuto a fare il CIO aveva 16 anni, cioè il CIL in generale aveva 16 anni. Io di Rovanpera mi ricordo un filmato che aveva Fabrizia Pons e Piero Liatti l'avevano portato a un supercorso della scuola federale di più di 10 anni fa e avevano fatto vedere una sera a cena il film di Rovanpera che guidava a 8 anni una macchina a 4 ruote motrici sulla terra, vicino a casa sua, facendo comunque a 8 anni già faceva vedere qualcosina, ecco. Quindi lui secondo me è una cosa a parte, è nato già predestinato, ecco. Cioè, poi ci sono i video di lui che corre sulla neve, ancora piccolo, con le staffe sotto i piedi perché non arriva ai pedali. Sì, no, lui è nato e sicuramente sarebbe diventato un pilota professionista e sicuramente diventerà un campione del mondo. Ho fatto un esempio di lui, però per esempio anche Griazin che era venuto e aveva 18 anni quando ha gareggiato anche lui al CIO. Sì, bisogna. A 18 anni bisogna andare subito nelle gare fuori. Sì, fare le gare anche nella propria nazione, ma andare già a correre all'estero, confrontarsi. Io ho fatto tutto il campionato in Inghilterra nel 2002 con Marco Veroni e mi ricordo che in quell'anno lì c'erano dei giovanissimi finlandesi, ora non mi ricordo più, poi non hanno fatto gran carriera i nomi che c'erano, però la federazione, cioè, li mandavano a correre nel campionato inglese perché era un campionato su terra, velocissimo, sul fango, poi li mandavano a correre in Italia perché imparavano gare un po' più guidate con l'asfalto, a confrontarsi con piloti italiani che in Italia vanno fortissimo. Quindi ecco, ci vuole un po' di. Da giovanissimi non devono star lì a cercare di vincere la propria categoria nella propria regione, cioè bisogna, se hanno l'obiettivo e l'ambizione di arrivare nel mondiale, devono fare altre scelte. Poi dipende sempre dall'obiettivo che uno si pone, insomma, nella vita. Allora, Alberto Battistolli, ti ringrazio per prima. E Grazie Alberto. poi Davide Rizzo co-driver, anche il piccolo Solberg è molto forte. Sì, anche lui è un altro predestinato. Sono persone, sono ragazzi che intanto sono nati in una famiglia dove sia Rovanpera che Solberg sono cresciuti a pane e rally e poi fanno tutto quello che devono fare per poter far carriera. In questo momento Rovanpera sta dimostrando un po' di più, ma anche Solberg sicuramente verrà fuori anche lui. Sì. Certo, io non assoluto. Non ti ho sentito? Chi è il tuo idolo? In assoluto. Mio idolo in assoluto, nel passato, ritornando ai tempi in cui mi sono appassionato,
sì, sicuramente Mickey Biasion, per esempio, lo seguivo prima di iniziare a correre io, ero che andavo a vedere i campionati mondiali, ero affascinato. E, però, diciamo, ai tempi moderni, Loeb è un pilota che ha vinto 9 campionati del mondo, cioè sicuramente è un grande, cioè uno come lui gli si può dire poco, ecco. Poi ha cambiato anche i rally, perché il suo modo di correre ha stravolto un po' i rally moderni, risentono tanto del suo approccio alle gare, della sua guida, del suo stile di guida. Sono cambiati tantissimo da quando è arrivato lui. Poi, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, il mio progetto futuro sarebbe stato di vincere il campionato italiano 2020. In questo momento, visto che di futuro non si può parlare, non si può parlare neanche di progetti. Non saprei che dirti, non si sa se si riparte, quando si riparte, non si sa niente né sul lavoro né sulle gare, su niente. Quindi far progetti in questo momento è veramente difficile. Però prima del blocco del coronavirus, il progetto era di vincere il campionato italiano 2020. Difendere il titolo. Allora, prima hai detto che il tuo sogno nel cassetto era quello, vabbè, inizialmente arrivare al CIR, poi arrivare nel WRC. E adesso qual è il tuo sogno nel cassetto? No, basta, li ho finiti, ora sono troppo vecchio. Ho finito il cassetto. Basta, non ho più cassetti. Poi allora ce la stanno chiedendo in tanti in diretta, ma volevamo aspettare alla fine. L'avevamo già segnata, volevamo aspettare come ultima domanda. Consigli per chi vuole intraprendere questo sport? Allora, bisogna fare tante gare. Parlo da navigatore, poi magari do anche un piccolo suggerimento sui piloti, però da copilota bisogna cercare di fare tante gare, correre anche magari con piloti diversi, perché ognuno di loro ti trasmette qualcosa, ti dà qualcosa, e poi cercare di affidarsi a qualcuno che ti può dare dei consigli, soprattutto all'inizio, per avere le basi giuste, per non partire con il piede sbagliato. E poi di non essere superficiali, cioè bisogna che, soprattutto il ruolo del navigatore, bisogna essere sempre attenti ai dettagli. Cioè quello che fa la differenza è sempre il dettaglio, non è mai la cosa in generale. Quindi curare bene i dettagli, stare sempre bene attenti a tutto. Per un pilota, secondo me, invece, se io dovessi dare un consiglio a un giovanissimo, lo spingerei a fare un trofeo con una macchina piccolissima, un trofeo monomarca, possibilmente molto agguerrito, cioè un trofeo con tanti pretendenti, un po' come era il trofeo 500, il trofeo 600, una volta, insomma, ecco, tanti piloti forti sono usciti da quei campionati lì, correvano in 20, 30, 40 con la stessa macchina, e per fare la differenza dovevi essere veramente attento a tutto. Poi le macchine, non essendo potenti, dovevi proprio guidare sfruttando ogni millimetro della strada, sfruttando la macchina al 100%, e quindi ti abitui ad essere attento proprio a tutto. Quindi sì, a un pilota sicuramente non gli consiglierei di correre una macchina potente, gli direi di partire da macchine piccole e possibilmente in un trofeo, appunto. Poi dipende anche lì dalle ambizioni, cioè se uno vuole diventare un campione del mondo non deve stare 2 anni a correre nella propria regione, deve fare qualche gara in Italia,
andare a fare 3-4 gare all'estero, magari in nazioni diverse, per avere più differenza di terreni, di prove speciali, di velocità, perché all'estero poi in Europa sono velocissime le prove, a differenza dell'Italia. E poi debuttarsi il prima possibile a quel punto nella mischia del campionato mondiale. Dopo un anno o due di apprendistato, ma anche meno, andare subito nel campionato mondiale, ma con macchine piccole, mai andare subito con macchine grosse, perché intanto si inizia a respirare l'aria del campionato mondiale, si inizia a capire come sono fatte le gare. Si imparano le gare, si impara a ragionare nell'ottica del mondiale e poi si impara a sfruttare la macchina, a rispettare il mezzo perché le gare sono lunghe e quindi devi rispettare il mezzo meccanico, se no si rompe tutto. Devi ragionare in ottica mondiale, ecco, da subito. Ascolta, noi abbiamo siamo quasi a 60 minuti. Il problema è che Instagram un'ora ci stacca la diretta in automatico. Sì, io poi ho finito E la batteria degli auricolari. ma allora chiudiamo qui. Sì, Ma c'era sono una rimasto. domanda sulle differenze tra le Ah, varie R5. Se vuoi. vabbè, la Fiesta R5 è bellissima, ci ho vinto l'italiano nel 2016 e sicuramente ho un ottimo ricordo. La Skoda è una gran macchina su terra mi ha impressionato quest'anno, cioè l'anno scorso, diciamo. E poi dovrei provare la Polo, ma ancora non ho avuto la possibilità, e quindi non lo so. Però insomma le R5 credo che si equivalgono un po' tutte. La nuova generazione, la Skoda nuova, la Polo, la Citroën, credo siano tutte un po' più sullo stesso livello. Io ho corso con la. Eccoci, scusate l'interruzione, ma ci ha staccato la diretta. Scusate, ma ci ha staccato la diretta Instagram. Scusaci, Scusaci, ma ma Instagram ha ci ha staccato staccato la tutto. diretta, ha cominciato il conto alla rovescia, è arrivata a zero e ci ha chiuso tutto. Siamo stati troppo lunghi, vedi? Dai, finiamo Va il bene. discorso Sì, poi no, se. l'R5, quelle nuova generazione sono tutte più o meno allo stesso livello, credo. Però io non le ho provate tutte, quindi non lo saprei dire, ecco. Se non ci sono altre domande, La ti chiudiamo lasciamo qua. libero. Grazie ragazzi. Un saluto alla Garfagnana. Vai, speriamo di rivederci per il ciocco quest'anno. Speriamo davvero. Andiamo. Speriamo che si riparta, dai, in qualche modo. Ciao Cristian, c'è Cristian Pollini che forse mi sente più dalla parete di casa sua che dal telefono, visto che abitiamo accanto di casa. Va bene, dai. Ok, vai. Vedo tanti saluti. Ciao Ciao a a tutti, tutti. un Facciamo abbraccio. un'altra ora, dai. Facciamo Ciao. un'altra. Sì, no. Ora si va in bicicletta, Cristian, dai, vestiti. Ciao Lorenzo, tutto a salutare. Ciao, 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 ciao. grazie. Ciao. Ciao. Grazie a tutti per aver partecipato. Non sarà l'ultima live che stiamo ne faremo più avanti delle altre, quindi Con restare aggiornati. calma. Calma. Quindi E restare speriamo di connessi. aver. Ciao a tutti.